Geograficamente sono distanti più di 300 km, ma Radeo e Foggia non sono mai state vicine come questa sera. Buonasera dal palapinto di Mola, da Davide Menolascina, e benvenuti alla finale regionale di Coppa Italia di Serie C1. Nuovamente Nefari. C'è spazio per calciare, impegna ancora Tatulli. Prova a metterla sul secondo palo, ancora Rossa fermato da Lacerda che può partire in contropiede, tanto campo per Lacerda, compagna anche Nefari, scarico per Nefari, palo un po' retrata, perde l'attimo per il tiro, la mette fuori, ancora Lacerda può partire in contropiede, Rossa prova a ripiegare su di lui, ancora Lacerda col mancino, Tatulli la tocca, possibilità per andare, Carbone destro dalla distanza, fuori di poco, con tocco di Tatulli. Ruba palla ancora a Bruno, gran giocata di forza, passa sui due avversari, permette a Bardan di andare verso l'area di rigore, Bardan salta Mengatto che con un guizzo poi riesce a sbarrare la strada all'avversario, diventa uno contro uno con Macaulo, Bardan vuole andare sul destro, Bardan incrocia, segna sempre Bardan, 1-0 Cusfoggia, cerca spazio, poi Lacerda dalla lunga distanza, Tatulli respinge di piede. Poi Bruno Rossa allontana, diventa contropiede clamorosamente dall'altra parte, Lacetti solo contro il portiere, Lacetti tocco sotto, palo interno! In avanti verso Salvatore Bruno. Gran giocata di Bruno, punta la porta Bruno! Super intervento di Mengatto. Va da Tundo, palla di ritorno, ci arriva Lacerda, calcio in porta! Triangolo perfetto! A un minuto dall'intervallo, Laradeo trova il pareggio con la combinazione Lacerda-Tundo! 3 contro 2, Tundo porta palla, ancora Tundo, scarica per Lacerda, ancora loro due, assist di Tundo per il destro di Lacerda e Laradeo, in un minuto ribalta tutto. La possibilità di contropiede adesso per il Cusfoggia, Bruno Rossa, gran palla in avanti, Bruno prova a saltare Mengatto, finisce per terra, non c'è nulla secondo l'arbitro. Si mette a protezione della palla, ancora Carbone, gran giocata di Bruno, di forza, vince un altro duello, ancora Bruno, calcio in porta Bruno, che giocata del 99 del Cusfoggia, e nuovamente parità, 2-2. Poi c'è una manata, attenzione, arriva il cartellino rosso. Radeo che non riesce ad approfittare del 5 contro 4, Nefari dalla distanza, colpisce l'incrocio dei pali. Sfida in duello Bardan, va a calciare e la palla passa, Tris di Lacerda, 3-2 Aradeo, suona la sirena, finisce al palapinto, l'Aradeo batte 3-2 il Cusfoggia e si aggiudica la Coppa Italia di Serie C1, per la prima volta una squadra salentina trionfa in questa competizione.